Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui in una nuova puntata di Assaggiamo e oggi con me ci sono delle patatine un po' particolari. Eccole qui, come potete vedere, sono delle patatine gialle e blu. Finalmente le ho trovate alla Despar, sono appunto quelle loro. Qui c'è scritto che sono tagliate e successivamente fritte in olio e hanno circa il 35% dei grassi in meno rispetto alla media delle patatine fritte tradizionali, quindi molto bene, fanno anche un pochino meglio rispetto alle schifezze che mangio di solito. Procediamo subito, apro il pacchetto e poi assaggio. Come al solito il pacchetto è mezzo vuoto, quindi ho pagato volontaria, ma adesso direi di assaggiare. Comincio da queste qui, che sono quelle classiche ovviamente, presumo. Sì, appunto, sono quelle classiche. L'unica cosa è che sono molto spesse. Come vedete, tiro fuori un'altra. E hanno quasi una forma da Pringles, vedete? Mangio anche questa. Come dicevo, sono appunto molto spesse, un po', diciamo così, un po' dure per questa cosa, loro caratteristica. Adesso assaggiamo questa patata viola, che sono viola in realtà, non è che sono proprio blu. Ma sono curiosa di sapere che gusto hanno. Interessante, direi. All'inizio non si sente nessuna differenza, appunto come vi dicevo sono tagliate particolarmente grosse, quindi sono un po' dure, diciamo così. Sembrano un pochino più amare alla fine. Ne assaggio un'altra per sicurezza. Sì, in effetti non c'è molta differenza tra i due tipi di patatine. Soprattutto come visivamente è ovvia la differenza, come gusto siamo lì. Hanno un gusto un pochino più delicato forse, quelle blu o viola, come volete chiamarle. Quindi sta a voi. Qui consigliano sul retro, consigliano di mangiarle con una salsa piccante che in questo momento non ho. In ogni caso, se volete provarle, potete andare sul sicuro, diciamo così, è una cosa un pochino particolare, se volete fare un aperitivo con gli amici, vi presentate le patatine colorate, diciamo così. Io detto questo vi lascio, vi ricordo che potete lasciare un like e condividere il video. Se ne avete assaggiate anche voi le patatine gialle e blu, potete lasciarmi un commento e dirmi che ne pensate. In descrizione vi ricordo che avete i link a tutti i miei social per vedere quello che combino. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!